Ciao Gian Andrea De Cesare, sono Antonio, tifoso appassionato della Scandone, della pallacanestro biancoverde. Sì, proprio di quella Scandone. Ho 26 anni e sono cresciuto insieme a quella squadra che tu hai salvato nel 2012, ma che adesso, sempre tu ingegnere, stai lasciando morire. Quella Scandone che io, tifoso da una vita praticamente, ho visto per la prima volta nel 1998 quando avevo solo 6 anni, quando il Palla del Mauro non era così bello, non aveva curve e nemmeno i 5.000 posti di oggi. Quella Scandone che in campo lottava con i denti per tenersi stretta la 2, quella Scandone che combatteva centimetro dopo centimetro, che ogni anno doveva lottare ma che piaceva, che faceva innamorare me e tutti i tifosi della Palla Spicchirpina. De Cesare, forse a te avranno raccontato di quel finire degli anni 90, lo avranno raccontato asetticamente mentre io e mio padre, a lui devo la mia passione per questo sport, come molti altri lo abbiamo vissuto. Qui ad Avellino abbiamo gioito anche per una salvezza all'ultimo secondo e non solo per una promozione o per un playoff scudetto. Caro ingegnere, voglio raccontarti di quando avevo solo 7 anni e in campo c'era un certo Steve Bart, praticamente un alieno, e mentre a Chicago uno con la maglia numero 23 cambiava questo sport fantastico chiamato basket, ad Avellino ci preparava alla salvezza in A2. Caro ingegnere, la Scandone non è quella della Champions o delle competizioni europee o delle notti nei palazzetti delle corazzate, sì, forse anche quella, ma la mia Scandone sta tutta nella tripla di Capone, nel ballo di Spencer Dunkley dopo ogni canestro. La Scandone è nell'urlo di Menotti San Filippo dopo l'impresa di Iesi. La Scandone è nelle schiacciate di Mesheriakov. La Scandone è nella tripla di Antonio Porta da metà campo che ci fece retrocedere alla penultima giornata. La Scandone è quella dei derby con Napoli contro la Record Cucine. La Scandone è tutta lì. Ingegnere, hai deciso che questo sogno, questo sport, questa passione ad Avellino deve vivacchiare, e per chi, come me e mio padre, ha sempre vissuto 24 secondi alla volta, hai lasciato che l'ultima sirena del quarto suonasse. Luci a San Siro, non ne accenderanno.